sul mio canale. Oggi è il primo video top e flop del mese di gennaio 2019. Come sempre in collaborazione con la mia amichetta Stefania del canale Stefania L. Vi lascerò tutti i suoi riferimenti sopra o giù nell'info box. Se vi fa piacere andate appunto a vedere. Dunque, oggi ho un bel po' di prodottini, questa è solo la prima cesta e direi di partire subito. Allora, bagno, schiuma e cura del corpo. Ho due, tre, aspettate, proveremo. Tre bagno doccia promossi. Il primo è questo di Alverde, che è un'edizione limitata che avevo trovato in un cofanetto appunto dal DM. È un bagno doccia da 200 ml di prodotto certificato Natru. Purtroppo non vi so dire che cosa contiene all'interno perché c'è scritto tutto in tedesco ed era un'edizione appunto limitata. Quello che vi posso dire è che ha una buonissima profumazione dolce e delicata, dolcina, mi piace moltissimo. È un gel molto fluido, però non fa tantissima schiuma, quindi secondo me è adattissimo per le persone che vanno in palestra e si lavano molto spesso il corpo, perché non fa tanta schiuma, è estremamente delicato, ma allo stesso tempo non va assolutamente a seccare la pelle. È coccoloso, la profumazione non permane ovviamente sul corpo, però è un buonissimo, buonissimo prodotto. Un super 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 top è questo detergente corpo bio della Saponaria, al succo di fiori, iris e zenzero. Questo è stato il mio recente acquisto, ma ero troppo curiosa di provare questo prodotto. È rivitalizzante per una pelle luminosa e splendente, 6 mesi di PAU, 200 ml di prodotto certificato cosmetici bio. Sapete che la Saponaria comunque ai prodotti biologici certificati. La profumazione è molto energizzante, quasi agrumata, si sente proprio quella punta frizzantina di zenzero, mi piace tantissimo. Ha la consistenza di una crema gel, quindi non è un gel ma neanche una crema. Fa tantissima schiuma, una schiuma veramente coccolosa, morbidissima, vi va a sciacquare e lavare molto bene il corpo e vi lascia la pelle morbidissima. È stra ottimo come prodotto, è delicato, non secca assolutamente la pelle e la cosa positiva, oltre essendo un prodotto biologico, è che ne basta veramente poco perché fa tanta schiuma. È piacevole sotto la doccia, lascia una pelle profumatissima, vi dà questa sferzata di energia e io mi sono innamorata di questa linea. Mi piace veramente, veramente tantissimo. Io sarò qua. Comunque contiene le radici di zenzero, iris, estratto d'arancio, calendola e lavanda e acqua costituzionale di melissa. Ottimo, ottimo, ottimo. Costicchia, però non escludo di ricomprare perché mi è piaciuto veramente tanto. Come mi piace tanto è questo White Pure Rose Bubble Bath Shower Gel di questo marchio Catlin, che io ho trovato in una Lovelula Box. Qualche tempo fa ho utilizzato l'olio, adesso sto utilizzando il bagno doccia. Questa è la confezione, io questo prodotto lo utilizzo quando faccio il bagno nella vasca da bagno perché ne vado a mettere un pochino e fa una leggerissima schiuma stracoccolosa. La profumazione di rosa è estremamente delicata, ma ovviamente non contiene solo la rosa, contiene anche l'aloe e l'olio di arancia, l'olio di nutmeg oil, non so cosa sia. Comunque è molto molto buono, fa tanta schiuma nella vasca, però quando vado per esempio a utilizzarlo a volte anche sotto la doccia invece fa pochissima pochissima schiuma, lava molto bene il corpo, si sciacqua anche facilmente e a me piace tantissimo, lascia la pelle molto morbida anche questo, in uno stato di comfort, non mi tira assolutamente la pelle. Ovviamente questo prodotto non so dove potete reperirlo, io l'ho reperito appunto nell'Ovelula Box, quindi ecco, è una coccola. Poi un altro prodotto sempre lavaggio, vi promuovo questo sapone liquido limone antiodore di iBio, che prima era IoBio. Questo è un sapone antiodore certificato IAP, testato al nickel, 300 ml di prodotto, è un sapone per le mani fantastico. Io lo tengo nella postazione in cucina perché avevo comprato appositamente questa profumazione perché mi togliesse gli odori quando vado appunto a cucinare e devo dire che fa un lavoro spettacolare, lava molto bene, ne basta veramente pochissimo prodotto. L'unica cosa che vi posso dire, non mi va a seccare la pelle qua sopra, ma qua sotto sì, la sento leggermente tirare, però ecco, nulla di trascendentale. Questo prodotto mi piace perché sgrassa e lava molto bene, tant'è che io a volte quando
lavo i piatti, cioè do una sciacquata ai piatti prima di metterli nel lavastoviglie, sulla spugnetta faccio due pusciate e faccio un lavaggio di piatti con questo prodotto. Devo dirvi ragazzi che è ottimo anche per lavare i piatti, sgrassa, lascia i piatti puliti. Ecco, come pulizia di piatti intendo prima di metterla nel lavastoviglie, ovvio non ci sono andata a lavare le pentole chissà che cosa, però mi piace veramente tanto, ne basta pochissimo e ottimo, sicuramente andrò a ricomprarlo. Poi sempre per il corpo, sì corpo insomma là, vi promuovo questo leva smalto di Manila, leva smalto oleoso. Questo l'ho trovato in una cesta di Tigotà, mi piace moltissimo perché costa poco e toglie lo smalto molto molto veloce, non ci devo stare 3 ore, soprattutto toglie molto molto bene il rosso come per esempio questo colore, non mi lascia il colore vicino alle cuticole. Io lo strapromuovo, mi piace un sacco e sicuramente questo leva smalto lo andrò a ricomprare perché appunto ragazze costa poco, credo di averlo pagato 99 centesimi al Tigotà, ottimo. Poi passiamo invece al corpo, vi promuovo i scrub, partiamo con i scrub. Il primo scrub che vi promuovo è questo Reviving Body Cream Scrub Gommage, crema corpo di Natura Siberica. Questa è una crema scrub rivitalizzante per il corpo che contiene semi di mora artica, la raglia manciurica, insomma, e le bacche selvatiche siberiane. È uno scrub fantastico, non è uno scrub di quelli potenti come ci si aspetta, appunto è uno scrub cremoso, quindi si può utilizzare tutti i giorni, è una crema bella densa, da una profumazione molto delicata, fiorita e dolce che mi piace tantissimo, ha questa consistenza qua, vedete, è proprio cremosa. Non posso dirvi che ne basta pochissimo perché ne basta un bel po', perché non essendo oleosa non è che si spande da solo, utilizzate più quantità, ma se avete pelle secca e pelle delicata questo è un ottimo scrub, va a togliere comunque le cellule morte in maniera molto molto delicata e vi lascia la pelle molto morbida, essendo proprio in questa consistenza cremosa vi dà anche il primo step di idratazione, non mi ha mai dato problemi, non mi ha irritato la pelle, io lo utilizzo tranquillamente anche tutti i giorni, anche quando vado in palestra, mi piace veramente moltissimo. Sono 200 ml di prodotto, 12 mesi di PAO, ecco, se avete una pelle molto sensibile potrebbe andare molto bene per voi. Un altro prodotto top è questo VV Cream Gentle Exfoliator del marchio The Perfect V. Questa è una mini taglia che avevo trovato nella Lovellola Box. Allora, io la Stefania, anzi la Stefania mi ha tradotto cosa c'è scritto qua dietro perché in inglese non abbiamo comunque capito per cosa è nato questo scrub. Siamo arrivati a pensare che addirittura era nato per andare a fare lo scrub sulla Bernarda, per dirci, perché per le zone delicate, dove cresce il pelo, insomma ragazze era tutto strano, alla fine non sapendo dove utilizzarlo l'ho utilizzato per il corpo, ne basta, cioè ne ho utilizzato tanto perché sono anche 50 ml di prodotto. Questo è uno scrub come quello di Natura Siberica, solo che quello di Natura Siberica aveva i granuli molto più fitti e quindi l'azione scrubante forse era un pelino più elevata rispetto a questo. Questo ha i granellini molto grossi, però ecco, fa uno scrub molto delicato, leggero, che si può utilizzare insomma tutti i giorni. Nulla da segnalarvi, nulla di trascendentale, però io voglio ancora capire, se qualcuno l'ha provato ditemi per quale zona del corpo serve, perché io boh. Poi uno scrub che invece non mi piace, ovvero mi piace ma non lo andrò a ricomprare, e ve lo metto nei nì, è questo scrub di Cien Body Sugar Scrub. È uno scrub col burro di cacao estratto di fiori di gardenia. Allora, lo scrub è questo, come potete vedere, è tipo uno scrub gelatinoso. Ha una profumazione annusata da qua buonissima di cioccolato e la gardenia si sente, ma sotto la doccia diventa nauseante. Diventa la profumazione talmente forte e spicca talmente tanto la profumazione di gardenia che io non riesco assolutamente a resistere e lavarmi con questo prodotto, proprio invade tutta la doccia, invade tutto e permane tantissimo sulla pelle. Se devo chiudere un occhio per la profumazione, comunque è uno scrub molto buono, aderisce perfettamente alla pelle, va a scrubbare molto bene, non è paragonabile ai miei scrub top, vedi Geomar, vedi Nakomi, però ecco un buon scrub. Sicuramente non andrò a ricomprare in questa profumazione e devo anche segnalarvi che questo scrub al cacao ha meno colorante rispetto agli altri che avevo
provato in passato, perché appunto non rilascia il colore sulla pelle come rilasciavano gli altri. Il prezzo è basso, 225 grammi per meno di 2 euro, adesso non mi ricordo, però la profumazione, cioè anche nasando adesso, è buona, però poi c'è questa nota di gardenia che è troppo troppo forte, almeno io non riesco assolutamente a sopportarla, e per questo non ricomprerò assolutamente questa profumazione. Ecco, corpo. Allora, per il corpo vi promuovo la crema body butter di Super Duper al burro di karité. Questo è un prodotto che mi ha regalato la Stefania, quindi è un prodotto che non si trova assolutamente in Italia, non è certificato, sono 300 ml di prodotto, però non contiene parabeni, siliconi, coloranti, oli minerali. È un bel boccettone da 300 ml, ha una profumazione buonissima, dolciosa, di caramellosa, questa texture bella densa, ma nonostante questa texture si spalma molto facilmente sul corpo, non lascia assolutamente scia bianca, si assorbe subito e lascia la pelle molto nutrita, idratata e leggermente elastica. Non è la crema migliore che abbia mai provato, ma è una crema comunque buonissima. Questa crema devo dirvi che non lascia la patina untuosa, quindi si può utilizzare tranquillamente al mattino e rivestirsi poi subito. E non mi soffermo tantissimo perché comunque è un prodotto che non potete assolutamente reperire qua in Italia, ma è un prodotto che mi piace tantissimo, ho utilizzato tantissimi prodotti di questo marchio e anche questa crema comunque mi mantiene l'idratazione e il nutrimento dalla sera alla sera successiva, quindi questo è molto importante. Avendo la pelle secca non la sento assolutamente tirare durante la giornata. Promossa anche la lozione corpo di Bema della linea Relife al pepe rosa e peonia. Questa linea continua a sorprendermi perché per esempio ho amato i sali da bagno, ho detestato invece il bagno doccia perché sotto la doccia prendeva un profumo di terra, invece la lozione corpo mi fa impazzire. Ha una profumazione sì fiorita ma frizzantina, si sente che c'è all'interno la profumazione del pepe rosa, è certificata ICEA, questo è un prodotto biologico testato al nickel, sono 200 ml di prodotto, 6 mesi di PAO, è una lozione corpo fantastica. Non è molto liquida rispetto alle altre lozioni che ho utilizzato in passato, è un pochino più cremosina, fa un pelino di shea bianca ma non una shea bianca eccessiva, se ne mettete poco alla volta riuscite a cavarvela, se ne mettete un casino dovete massaggiare finché non si assorbe. Mi piace molto perché si assorbe facilmente dopo il massaggio e se non ne metto tanto mi lascio la pelle molto idratata e un pelino più elastica. Mi posso rivestire subito, io la utilizzo, cioè io ce l'ho nel borsone della palestra, la porto sempre con me perché è di facile assorbibilità e poi la sera quando arrivo posso mettere su un burro corpo oppure l'abbino un olio e diventa come un burro corpo. Mi piace, ottimo, e poi questa sensazione di pelle setosa mi piace moltissimo. Non la ricomprerò perché sto scoprendo che non sono una grande fan di lozione per il corpo. Ahimè, ne ho tantissimi tra i cofanetti eccetera eccetera, però questa devo dire che non mi dispiace, la utilizzo comunque con piacere. Ha un buon effetto idratante ma non è una crema molto idratante, quindi ecco, se utilizzo solo questa il giorno dopo sento la pelle che mi tira e mi tocca rimettere una crema, quindi se la utilizzo alla sera da sola la mattina la devo riapplicare. Poi una crema che sto amando alla follia e mi dispiace tantissimo che è una mini taglia è questa crema all'oliva di Natura & Shine. Questa è una crema, questo è un marchio che potete trovare dal DM, fa sempre parte di Alverde, certificata Natura. Questa è una mini taglia, ma santo cielo quanto è buona! Santo cielo quanto è buona! Io veramente più provo prodotti per il corpo di Alverde più me ne innamoro. Questa è una crema spaziale, 50 ml di prodotto, packaging bellissimo, molto comodo perché comunque la plastica è molto morbida, certificato Natura, contiene l'estratto di olio d'oliva, poi contiene l'olio di oliva, il burro di karité, l'olio di jojoba, l'olio di riso, poi maltodextrin, oli europei, insomma vari tipi proprio di estratti di oli. È una crema spaziale, ha una texture abbastanza densa ma non troppo. Ops, questa qua, vedete che non è proprio liquidissima ma è un pelino più cicciotta, grassotta, densa. Ne basta veramente pochissimo, si stende comunque velocemente e si assorbe anche senza fare shea bianca, ma lascia una pelle, ragazze,
una pelle morbida, nutrita, idratata, elastica, compatta, setosa, fantastica. Cioè, fantastica. Se un giorno, quando finirà il mio stop d'acquisti, quando andrò al DM, spero di trovare questo marchio, almeno la linea per il corpo, perché è veramente ottima. Ottima, ottima. Anche questa io la porto anche in palestra, però dopo la prima applicazione l'ho lasciata a casa e continuo ad utilizzarla, anche se devo dirvi che con 50 ml ho fatto solo due applicazioni, ne farò un'altra che è questa quantità, perché comunque il corpo è grande. Mi piace da impazzire. Ho tra le scorte ancora la maschera per le mani e il bagno doccia, ma la crema corpo mi ha fulminato, ragazze, fulminato. Ottimo, ottimo, ottimo. Nutre perfettamente la pelle, non sento la pelle tirare il giorno dopo. Ottima. Sempre in ambito corpo vi promuovo, questa è una riconferma, il baby oil con l'olio di mandorle dolci e camomilla organica di CM Baby. Questo è un olio con un buon inci, 300 ml di prodotto, 9 mesi di PAO. Mi piace molto perché va a nutrire e elasticizzare la pelle come l'olio di mandorla. Io sono un po' contraddittoria, lo so. Se la prima confezione mi sapeva di vomitino da bambino, in questa confezione la profumazione mi piace, quindi ecco, boh, sarà stata quella confezione difettosa. Buono come olio, molto leggero, si assorbe subito, un ottimo olio da massaggio, costa poco, ha un buon inci, quindi ecco, se cercate un olio che non abbia particolare, se non avete voi particolari pretese, se non cercate un olio anticellulite, ma solo un olio che vi vada ad elasticizzare e a tonificare e a nutrire la pelle, questo è ottimo, perché per 300 ml saranno 2 euro, adesso non mi ricordo. Un prodotto che boccio è questa crema per le mani di Seascape Refresh Nail and Nail Hand Cream. Questa è una crema che ho trovato nell'ultima Lovelula Box, contiene l'olio di lavanda, l'olio di geranio e il burro di karité, 12 mesi di PAO, 75 ml. Allora, questa crema promette di andare a idratare e nutrire le mani e le unghie, quindi il giro cuticole, e rinfrescare. Ok, rinfrescare probabilmente sì, perché grazie alla sua texture molto bagnata probabilmente va anche a rinfrescare le mani, però non nutre e non idrata assolutamente, almeno le mie mani, che non sono mani secche perché io le curo tantissimo, quindi sono sempre alla ricerca di una crema, la sera sono sempre con un impacco per le mani, però lavoro tantissimo con le mani, quindi mi si seccano anche parecchio. Questa crema non rispecchia le mie necessità, ovvero si assorbe subito, in quel momento mi dà un senso di idratazione, ma poi al mattino sento le mani tirare. Non so quanto costa, però è un prodotto che non mi sta assolutamente piacendo, quindi se lo trovate non lo comprate se avete le mani secche. Probabilmente è una crema molto utile in estate, quando la nostra pelle non sopporta niente, vi mettete questa, rinfrescante, si assorbe subito e buon. Però non potete neanche utilizzarla, almeno io non posso neanche utilizzarla spesso durante la giornata, perché sì, è una crema che si assorbe subito, però mi lascia la sensazione di scivoloso sulle mani, quindi non posso andare a pigiare subito le altre cose. Un prodotto molto super promosso è questo gel all'arnica di Knape. Questo è un gel che avevo acquistato sempre dal DM, perché trovo questo marchio, l'avevo acquistato per i dolori muscolari. Allora, questo gel contiene, oltre all'estratto di arnica, contiene l'estratto di calendula, rosmarino, citrus siberica oil, canfora, l'estratto di arancia. Devo dirvi che è un ottimo prodotto, è un prodotto coccola, perché è un prodotto che effettivamente vi dà un sollievo. Io lo utilizzo soprattutto in questo periodo, quando ho un nuovo orario, sto più tempo in piedi, quindi alla sera arrivo veramente con le gambe pesanti, con il dolore muscolare, poi anche l'umidità fuori, la nebbia, insomma ne sento un po' anche il dolore alle ossa. Quando metto questo prodotto prima di andare a dormire, perché è un gel estremamente leggero come un gel d'aloe, ha una profumazione rinfrescante, sa di canfora, buona, si assorbe subito, però vi dà quella sensazione di freschezza ma non di freddo, quasi al sollievo, e lo sento il sollievo. Non posso dirvi che questo lo posso paragonare al Voltaren, un antidolorifico, ecco, se avete dei dolori muscolari pazzeschi questo non vi fa niente, però se avete proprio un po' di disagio, siete molto stanchi, io lo metto anche sulle gambe e sui piedi,
e veramente mi dà un sollievo pazzesco. Mi piace molto, lo utilizza anche Andrea dopo l'attività fisica o dopo il bagno e anche lui ne trova dei benefici, quindi io ve lo promuovo. Tra l'altro ne bastano pochi, poco prodotto buono. Bene, per il corpo credo di aver finito, passiamo ragazze ai capelli. Questo mese ho da farvi vedere un po' di prodotti. Allora, shampoo. Il primo top è questo shampoo di Iris Nature. Questo è uno shampoo che mi è stato mandato dall'azienda e da Arianna. Questo shampoo contiene Achillea, Ginepro, Angelica, Timo e Rosmarino, certificato EcoCert, 98% di ingredienti naturali. Questo è uno shampoo, cioè questa è una sua creazione da poco, è uno shampoo molto interessante. 12 mesi di PAO, 200 ml di prodotto. Allora, questo shampoo mi piace, non perché mi sia stato mandato, ma perché veramente mi sto trovando molto bene. Ormai io sono alla fine perché l'ho utilizzato veramente sempre. Ha una profumazione buonissima, io sarò qua, cioè sono alla fine. Ha una profumazione buonissima, erbacea ma non molto invasiva, quindi se non vi piacciono gli odori erbacei questo non vi darà assolutamente fastidio. Ma andiamo al dunque, questo shampoo promette di andare a bilanciare la cute, quindi andare a dare sollievo a qualsiasi bene o male problematica che voi avete. Io ho un capello normale con una cute normale sensibile che a volte ha un po' di grattatina, diciamo, e quindi questo shampoo devo dire effettivamente mi ha aiutato molto. La cosa che mi piace moltissimo di questo shampoo è la texture, perché è una texture tipo in crema gel, non si capisce se è un gel o se è una crema, ne basta veramente poco e fa tantissima schiuma. Io l'ho testato in varie salse, devo dire che su di me funziona meglio non diluito, perché comunque ne basta veramente poco e diluendolo non sento la cute molto lavata, invece utilizzandolo puro mi piace. La cosa bellissima di questo shampoo è particolare, che non mi capita spesso con gli altri shampoo, ragazze, è che è morbido nel massaggio, non mi va a intrecciare i capelli, non mi va a creare quell'effetto tipo di piatti sgrassati, cosa che io noto con tutti i shampoo biologici, che comunque non mi dà fastidio, cioè non è una cosa negativa quella. Con questa mi sono sorpresa perché è uno shampoo veramente scorrevole, cioè il fatto di non annodarmi e non crearmi, il fatto che non mi crea l'attrito con i capelli, tra le mani e i capelli, mi permette di massaggiare molto bene la cute senza andare magari a strappare qualche capello, e questa cosa mi è piaciuta. Lascio i capelli comunque morbidi perché sembra un prodotto che contiene all'interno dei condizionanti. Ora io non credo, perché non è un shampoo 2-in-1, però è ottimo. Sentite la sensazione di capello pulito, di capello fresco, di capello leggero. Non va a idratare ma non va neanche a seccare. È un buon shampoo bilanciante. Devo dirvi che questo per me è stata una scoperta. L'ho voluto testare perché comunque è un prodotto che mi è stato mandato e prima di dire la mia volevo utilizzarlo, infatti lo sto utilizzando da quasi 2 mesi, quindi ecco, lo sto già finendo, sono anche pronta per parlarvene. Se avete dei capelli normali o anche i capelli grassi ma con problematiche normali, vi può aiutare questo shampoo, perché questo shampoo non è indicato proprio per i capelli grassi, non va a curare la forfora, va solo a bilanciare là dove ci sono dei squilibri. A me piace, sicuramente è uno shampoo che potrei ricomprare, che tra l'altro questo shampoo tra un po' li troveremo anche in alcuni e-commerce, quindi se lo trovo io personalmente lo ricompro, a prescindere dal fatto che mi è stato mandato. Quello che non posso dirvi lo stesso è del balsamo di Iris Nature. Questo è il fratellino, contiene gli stessi ingredienti, certificato EcoCert, 98% di ingredienti naturali, 200 ml di prodotto, però con i miei capelli non va d'accordo, nel senso, come balsamo non mi soddisfa per niente. Ha una texture molto densa, adesso io l'ho utilizzato stamattina, tra l'altro stamattina ho lavato i capelli con questo shampoo, cioè con lo shampoo, e vedete che ho i capelli belli, belli luminosi e leggeri. Ora non fateci caso, ma prima avevo la pinzetta, però questo è il risultato, comunque non sento i capelli appesantiti, mi piacciono molto. Il balsamo invece è abbastanza denso, quindi la sua texture mi ha fatto sperare anche tanto, ho detto bah, se è denso andrà a districare bene i miei capelli, purtroppo con i miei capelli non va d'accordo.
non va d'accordo né diluito, perché mi è stato consigliato di utilizzarlo anche diluito, né sui capelli super tamponati né sui capelli super bagnati. Su di me non va a districare i capelli, non va a districarli, non li va ad ammorbidire per niente, quindi faccio veramente fatica ad utilizzarlo come balsamo, perché poi faccio fatica a districare, faccio fatica a sciogliere tutti i nodi e la cosa non è simpatica. Quindi per me, per la mia tipologia dei capelli, questo balsamo è un flop. Però ho trovato un'alternativa, perché essendo comunque un balsamo bilanciante che contiene un sacco di estratti come achille, ginepro, angelica, timo, mi sembrava anche un po' sprecato lasciarlo lì. Quindi cosa ho fatto? Ho cominciato ad utilizzarlo come impacco pre-shampoo, come faccio anche con gli altri balsami, ecco, non è che sono caduta giù dal pero. Però mi è piaciuto in quella veste, perché comunque anche questo, avendo gli strati bilancianti, se avevo magari una giornata stressante, il mio cuoio capelluto un po' irritato, ho i capelli un po' a cavolo di cane, come per esempio quando torno dalla parrucchiera, faccio un bel impacco per shampoo con questo prodotto, magari ci metto qualche olietto dentro, e devo dirvi che non mi è dispiaciuto. Mi è andato a purificare leggermente il cuoio capelluto, mi è andato a rinfrescarlo, perché lo sento proprio pulito e fresco, e mi ha lasciato i capelli morbidi. Arianna infatti mi aveva detto che questo prodotto si può utilizzare anche come impacco pre-shampoo, e io mi trovo d'accordissimo, perché contenendo comunque gli estratti bilancianti, come impacco pre-shampoo è ottimo. Se devo giudicare per com'è il balsamo, per quello che è stato creato, lo trovo poco districante, perché ci sono tanti estratti, ma il condizionante non è abbastanza potente per andare a districare i capelli, ecco. Quindi come pacco per shampoo potrei anche ricomprarlo e riutilizzarlo, come balsamo su di me assolutamente no. Se avete i capelli fini, corti, che si elettrizzano facilmente, allora sì, potrebbe andare bene per voi. Su di me purtroppo come balsamo non ci siamo trovati, ma come pacco per shampoo mi sono trovata bene. Un prodotto top invece è questo balsamo di Sukin, è un balsamo idratante, questo non è certificato, 250 ml di prodotto, è un marchio che qua su Ecoverde potete trovare alcune referenze, questo invece mi è stato mandato dalla Stefania, è un prodotto che contiene aloe, sesamo, il burro di karité, camomilla, proteine del riso, proteine della soia, avocado, jojoba, rosa, vitamine E, melagrano, mandarino, lavanda e vaniglia. È un balsamo estremamente ricco, solo che quando me l'ha mandato pensavo che era un tonico, io non so, io ho la fissa dei tonici, comunque è un balsamo, poi ho letto per tutti i tipi di capelli, ho detto forse è un balsamo. Però non ho letto l'etichetta, cioè l'ho preso, ho detto tu sei il prossimo a utilizzo, e l'ho utilizzato. Mamma mia ragazza, è un balsamo fantastico, ha una profumazione caramellosa che si chiude con la profumazione di rosa allo zucchero, mi piace molto, ma secondo me a lungo andare potrebbe anche stufarmi la profumazione. Niente, vi stavo dicendo, l'ho cominciato ad utilizzare e mi sono sorpresa, ho detto wow, questo balsamo è fantastico, perché districa istantaneamente i capelli, me li va ad ammorbidire e li sento morbidi, cioè dopo il risciacquo le punte li sento morbide. Solitamente se un balsamo non è molto performante, le punte li sento leggermente secchine, tipo pagliuzza, invece questi erano proprio morbidi e pieni, ho detto babba, sembra quasi un balsamo idratante, poi vado a leggere, è un balsamo idratante, quindi evviva! Ottimo, mi è piaciuto tantissimo, ne basta poco, nonostante abbia la texture leggermente liquidina, che ora non vi posso far vedere, però ecco, per esempio già adesso scende, vedete, ha una texture abbastanza liquidina, ma si arriva, ma si aggrappa facilmente al capello, va a districarlo e si sciacqua molto facilmente. Non necessita di tantissimo tempo di posa, e districa e idrata i capelli, che è una meraviglia, sicuramente un prodotto top, grazie Stefania. Un prodotto flop purtroppo, perché non so come mai pensavo che questa maschera era qualcosa di interessante, è la maschera capelli protettiva, gli estratti di avena e camomilla bio di Vitalcare. Questa è certificata ICEA, sono 250 ml di prodotto, è una maschera che avevo acquistato l'anno scorso, la profumazione è molto buona, ho già utilizzato il balsamo e lo shampoo, mi sono piaciuti tantissimo, hanno la stessa profumazione di avena ma anche di
camomilla molto buona, ha una texture abbastanza densa, adesso c'è la luce, non so come farlo vedere, ecco, ha una texture abbastanza densa, vedete che comunque faccio prima a fare così, non scende, però è pannosa, è bollicinosa, no? Quindi è soffice, ecco, si aggrappa molto bene ai capelli, devo dire che non vado a sprecare prodotto e lì ok. Questa maschera promette idratazione intensa e luminosità per il capello, ok, non districa tantissimo, ma quello ci deve pensare il balsamo. Quando però vado a sciacquare i capelli sento i capelli più morbidi, ma non li sento idratati, cioè non so come spiegarvi. Comunque le punte, là dove necessito di più idratazione e nutrimento, io non sento idratazione, perché nella mia routine io alterno sempre, faccio uno shampoo idratante, magari il balsamo nutriente, poi di nuovo maschera idratante, se no faccio shampoo nutriente, balsamo idratante, maschera nutriente. Quindi per compensare questo doveva dare un'idratazione in quel determinato shampoo e io idratazione non lo sentivo. Per quanto riguarda la luminosità non ho visto questa spiccatazione di luminosità, perché i miei capelli di suo sono già comunque luminosi, vedete. Quindi su di me no, io non la ricomprerò perché non mi è piaciuta, cioè non vedo nessun effetto, costerà anche poco, ma su di me ahimè non va per niente bene. Sto guardando se ho dimenticato qualcosa, no, quindi la cesta la possiamo mettere qua. Passiamo ragazza al viso finalmente, qua ho un bel po' di prodottini. Allora, salviettine viso, queste salviettine struccanti di Balea, queste sono promosse, sono salviettine struccanti, rinfrescanti all'estratto di pompelmo arancio, adesso non mi ricordo perché non so dov'è l'italiano, comunque sono salviettine che mi piacciono molto, sono ben imbevute e costano poco, l'unica cosa che la profumazione sa di detersivo per i piatti, al limone, sa di svelto, però vabbè. Queste le sto già finendo, devo dire che struccano molto bene, tolgono tutti i residui del trucco o comunque la prima passata, non mi vanno a pizzicare, non mi vanno a bruciare, quindi ottimo. Sempre in fase struccaggio, ahimè, vi devo bocciare il burro struccante di frutti rossi di Bioficina Toscana. Questo è un prodotto biologico, 150 ml di prodotto certificato IAB, è un burro struccante che ho aspettato di parlarvene perché l'ho testato e ritestato e ritestato, ma ahimè sono arrivata alla conclusione che per me è un bocciato. Ha una profumazione dolcissima, questa è la texture, comunque è un burro, vedete ne ho utilizzato parecchio, sono meno della metà, più della metà, scusate. È un prodotto molto ricco, devo dire, sapete che io faccio sempre la doppia detersione, quindi io vado pazza per questi prodotti, scusate che mi è caduto. L'unica cosa è che questo prodotto contiene l'olio di mandorle dolci al primo posto e quindi sulla mia pelle è estremamente estremamente comedogeno. Ora, io non ho una pelle impura, non ho una pelle mista, è una pelle normale, reattiva e sensibile, che tende a seccarsi ovviamente di inverno. Però essendo molto reattiva a certe cose, quando reagisce mi fa uscire delle bollicine in perfezione proprio sotto pelle, perché non sono brufoli infiammati, non è acne, sono proprio delle bollicine sotto pelle. Questo, ogni volta che utilizzo questo prodotto, non lo fa nell'immediato, ma dopo una settimana di utilizzo, comincio a sentire tutte le imperfezioni qua sulle guance e anche sul mento. Devo dirvi che come performance mi piace, perché strucca molto bene, scioglie molto bene il mascara, anche se va a bruciacchiare gli occhi, quindi è un prodotto che è pensato per gli occhi, per struccare, però va a bruciare, però gli occhi chiari o gli occhi sensibili, quindi ecco, non posso fare tanto testo, ma mi fa uscire tantissime imperfezioni. Si sciacqua anche molto facilmente, perché è uno di quei prodotti che quando lo applicate è tutto corposo, burroso, pesante, una volta che lo sciacquate non sentite assolutamente niente sul viso, neanche la sensazione di olio, non vi lascia nessuna patina, quindi è buono su questo lato. Però ecco, mi fa uscire dell'imperfezione, la cosa non mi piace, mi dispiace perché tantissimo, avevo tantissime aspettative, però sono anche stupida io che non ci ho guardato che al primo posto contiene l'olio di mandorle. L'olio di mandorle sul mio viso è altamente comedogeno, ma poi mi sono informata anche in giro, bene o male è comedogeno l'olio di mandorla, però vabbè.
Top acqua micellare, quest'acqua micellare di Yes Too, è un'acqua micellare anti-pollution per tutti i tipi di pelle, detossinante, 95% di ingredienti naturali, 230 ml di prodotto al pomodoro e carbone. Ora io ve l'ho sballottolata, ma ve lo volevo far vedere che inizialmente era tutta bianca, non era nera, perché il carbone depositato sotto si va a sballottolare un po' e diventa nera. È un prodottino che mi piace da impazzire, innanzitutto perché è l'unico prodotto, cioè l'unico, uno dei pochi prodotti che strucca da Dio sui miei occhi e non mi va a bruciare assolutamente. Scioglie perfettamente qualsiasi tipo di trucco, waterproof, non waterproof, mi toglie l'ombretto, mi toglie tutte le tinte sulle labbra, mi toglie perfettamente il fondotinta dal viso senza lasciare assolutamente nessuna traccia. Come l'ho capito? Ovviamente essendo nero non si vede quando va a togliere il fondotinta perché il dischetto è già nero, però poi io vado a passare un ulteriore step di salvitina struccante e vedo che comunque è pulita. Ottima, ha una profumazione un po' pesante per i miei gusti perché è un po' forte. Sì, è una profumazione presente, però non mi dà fastidio, la cosa importante è che non ha dato fastidio ai miei occhi. Ha questa apertura qua, quindi non potete sprecare prodotto, basta fare qualche pusciata e siete a posto. Adoro. L'unico neo che ha questo prodotto, essendo nero, lascia qualche gocciolino sul lavandino, se non lo andate a risciacquare subito non è proprio simpatico dopo. Sempre nell'ambito di struccaggio vi promuovo gel detergente micellare eliminativo di Giada Cosmetics, questo è senza profumo, contiene l'aloe, la rosa sentifolia, calendula, camomilla, comunque è un prodotto estremamente lenitivo, come potete vedere, particolare perché ha queste tutte pollicine all'interno. Questo è un prodotto certificato IAB, 200 ml di prodotto. È un prodotto che mi piace molto, effettivamente non è che non ha una profumazione, non sa di niente, però la profumazione dell'aloe vera proprio uguale identica, infatti sembra di andare a pulirsi il viso col gel d'aloe, sia dalla texture sia dalla sensazione sul viso. Fa pochissima schiuma e ne basta anche poco, io comunque sono arrivata qua. Ne basta anche poco, però lava molto bene, io lo utilizzo sempre dopo il burro struccante e toglie tutti i residui, non mi lascia nessuna patina, non va assolutamente a tirare la pelle, ma l'effetto struccante si sente comunque che avete la pelle pulita, però non aggredita, infatti non sento poi assolutamente la pelle che tira. Sicuramente è super top perché è adattissimo per le pelli sensibili e anche il fatto che non abbia profumo è ottimo, non va a pizzicare assolutamente la pelle ed è delicato. Però ecco, io sono dell'idea che mi sto lavando il viso con il gel d'aloe perché è talmente delicato ma buono che mi piace tanto e ve lo consiglio. Un altro prodotto che mi piace è il latte struccante Melissa senza risciacquo della Saponaria, questa era della linea costituzionale. È un ottimo prodotto, devo dirvi, sono 150 ml di prodotto certificato cosmetici biologici, ha questa apertura che inizialmente può sembrare figa per chi ha il foro, no? Però è scomoda, io avrei preferito un pump perché io sono qua, quindi arrivato a quel punto devo sempre scuotere il prodotto e non è simpatico. Lo utilizzo al mattino perché solitamente al mattino utilizzo il latte detergente, ma è un prodotto secondo me ancora più adatto per lo struccaggio, appunto perché ha un effetto struccante pazzesco. L'ho utilizzato qualche volta per struccarmi il viso quando avevo proprio ce l'avevo proprio truccato, quando magari tornavo da una serata, e devo dirvi che strucca benissimo. Ha una texture non solita da latte detergente, ma un po' più liquida, quindi ne basta meno, è estremamente scorrevole. Non avete quella sensazione di super coccola del latte detergente, per esempio io sono una fan sfegatata di latte detergente e questo non è che a livello di coccolosità su di me non è che è proprio ai primi posti, però quando sciacquo il viso sento la pelle veramente pulita e sgrassata, è proprio come un detergente viso. E la cosa mi ha un po' sorpreso perché un latte detergente dovrebbe essere un pelino più delicato. Questo veramente toglie tutto, strucca veramente molto bene, lascia la pelle anche addirittura un pelino che tira, ma pelino, una cosa impercettibile che su una pelle secca comunque si sente. Lo utilizzo al mattino, poi subito metto il tonico e per me va bene, ma è un prodotto che non andrò a ricomprare perché
Non mi piace andare a struccarmi con un latte detergente, mi piace utilizzare il latte detergente al mattino. Alla sera preferisco un gel detergente perché ho una mousse, perché faccio la doppia detersione. Come struccante è veramente veramente ottimo, però cambierei anche il pack perché è veramente snervante ogni 2x3 fare travasare. Tonici, due top, uno me lo sono dimenticata di farvelo vedere il mese scorso, quindi sta per terminare, ed è questo di Yoga Yoga. Questo è il tonico alla rosa e raspberry, blackberry, quindi penso che sia la mora o il mirtillo, oddio ragazza, non lo so perché sono con l'inglese zero. È un prodotto biologico, lo potete trovare da Ecoverde, 100 ml di prodotto pack in vetro, carinissimo. Spruzzino non molto simpatico perché comunque non è uno spruzzino avvolgente, ma è un'acqua di rose che mi piace tantissimo. Vado ad addolcire molto il mio viso. Mi piace utilizzarlo dopo lo struccaggio perché è veramente una coccola. Lo utilizzo anche per miscelare per esempio le maschere, perché io uso sempre un'acqua floreale o un'acqua termale. Mi va a tonificare la pelle, però se devo essere sincera non è l'acqua migliore alle rose che io abbia mai provato. E non la ricomprerò semplicemente per il prezzo. Sì, costicchia 10 o 12 euro adesso per 100 ml, ok, però se ci aggiungo anche 5 euro mi prendo quello di Dr. Organic, che è il mio preferito, però è molto buono e ve lo consiglio, anche se per il prezzo non è molto conveniente, ma questo in particolare su di me non ha fatto tutto sto granché. Un prodotto che sto amando alla follia è il tonico viso delicato astringente con estratti biologici di kiwi e rosa di Eteria. Questo è un prodotto certificato Biocosmesi, 12 mesi di PAO. Lo potete reperire adesso su Menta Rosmarino, Nuvole Blu Shop e altri e-commerce, tranne Ecoverde, perché Ecoverde è sempre l'ultimo. 150 ml, questo è un tonico che ha un costo di 10-12 euro, ora non mi ricordo. Ha una profumazione particolare, erbosa ma fiorita. Buona, molto molto buona, mi piace moltissimo. Questo lo utilizzo soprattutto quando non faccio delle maschere purificanti. È un tonico astringente a tutti gli effetti, è un tonico che va a purificare, è un tonico che va leggermente a lisciare la pelle, è un tonico che va a compattare e tonificare tantissimo. Io questi effetti li sento subito, dalla prima volta che l'ho utilizzato mi è piaciuto subito. Non va a lavorare sulla luminosità, però va veramente a lavorare sui pori, ve li va proprio, sentite proprio la pulizia profonda dei pori, perché proprio poi ve li va a restringere, è una cosa proprio quasi percettibile. Sentite la pelle molto liscia, molto pulita, purificata, ma assolutamente non aggredita. Ve lo dico perché avendo la pelle comunque secca, a me non dà nessun problema. È ricco di estratti, anche se io continuo a guardare qua, ma non c'è l'inci è su un cartoncino che non so dove è finito. Ecco, la cosa migliore sarebbe avere l'inci qua dietro, invece un cartoncino che si perde. Ottimo, ottimo tonico, non avevo dubbi perché Eteria è uno dei miei marchi, diciamo, preferiti. Ho provato alcuni prodotti per i capelli, mi piace molto anche questo tonico, e sto anche provando un altro prodotto per il viso che poi ve ne parlerò nella skincare routine. L'ultimo prodotto, ragazze, e poi vi lascio andare, è questo siero top di Pulp de Vie al cetriolo. È un siero anti-imperfezione, sapete perché lo sto utilizzando? Perché ho cominciato a utilizzarlo prima delle feste, credo all'inizio dicembre, perché da lì in poi lo sapevo che avrei mangiato come un porcellino e ovviamente poi mi sarei riempita di imperfezione, cosa anche normale, non essendo abituata a mangiare tanto e mangiare male. È un tonico certificato Ecoserte, questo marchio che potete reperire solo da Elisa Nuvole Blu Shop. La confezione è in plastica, molto carina, con il contagocce. Io sono arrivata qua, è un siero dalla profumazione, non ci sento il cetriolo ma ci sento tantissimo il pompelmo, non so come mai. Ha questo colore tipo beigeolino, quindi non è proprio liquido ma neanche un gel. Ne basta poco perché è estremamente scorrevole e bisogna massaggiarlo per farlo assorbire, se no se lo lasciate asciugare vi crea tutte quelle pellicine qua in fondo dove si accumula come se fosse un gel d'aloe. Allora, mi ha salvato dalle imperfezioni? Assolutamente no, secondo me non esiste un prodotto che vi rende immune
se mangiate male, se non vi curate, nel senso con l'alimentazione, perché quello è molto importante. Però mi ha aiutato nel senso che avevo meno imperfezioni rispetto a come quando non l'ho utilizzato, perché l'anno scorso, per esempio, ecco, per dirvi, non l'ho utilizzato, ho mangiato e la mia pelle era messa peggio. L'ho notato anche quando ero nel periodo più preciclo e sì, mi sono uscite alcune imperfezioni, ma non tanto quanto prima di utilizzarlo. Quindi qualcosina fa, è un prodotto che comunque lo trovo, nonostante sia un prodotto pensato per andare a purificare la pelle, lo trovo anche un pochino idratante. Forse per questo periodo di freddo non è il massimo, però utilizzando la crema comunque più corposa al mattino mi va più che bene, perché vado a bilanciare tutti i step che faccio, perché se faccio troppe robe pesanti poi la pelle comunque si appesantisce. Questo è un ottimo compromesso, mi lascio la pelle comunque leggermente purificata e anche un pelino più liscia. Non me la lascia compatta, non me la lascia luminosa, ma liscia sì, come se giorno dopo giorno me la andasse ad assottigliare, ma non è una cosa negativa, perché comunque non è un prodotto aggressivo, non sento che mi abbia sensibilizzato la pelle, nel senso la sento sana, sì, ora ho un po' di imperfezione, ma perché... Ragazze, sono tutte le conseguenze delle mangiate che mi sono fatta, ma è un prodotto che mi piace. Sicuramente per una persona che ha delle serie problematiche di acne, questo non vi fa assolutamente niente. Però per una persona con una pelle normale che vuole tenere a bada dell'imperfezione, che è un po' strategico e sa che d'ora in poi per un po' mangerà cazzo di cane, quindi lo può utilizzare. Mi è piaciuto molto, credo che abbia anche un effetto leggermente opacizzante, perché io non mi lucido, però sentivo proprio sulla pelle, oltre ad avere la pelle più asciutta del solito, ma non secca, non so come spiegarvi, ma proprio opaca, la vedevo leggermente più opaca, ma non quell'opaco brutto grigio. Quindi ecco, è un buon siero, il biologico per me è anche buono. E niente ragazze, io ho blaterato per 47 minuti, aiuto, spero di esservi utile, fatemi sapere che cosa ne pensate, mi raccomando, se vi fa piacere passate dalla Stefania, io vi mando un grandissimo bacione e come sempre ci vediamo alla prossima.